Voi siete ancora positivi su questo. More Longo, vorrei sentire anche la tua opinione, perché molti ci chiedono, ma chi è, e molti ascoltatori giustamente pongono la domanda, ma chi è il pazzo che compra un titolo di Stato con un rendimento negativo lordo? Cioè, questo vuol dire che poi ci paghi le tasse, ma soprattutto che non tiene conto dell'inflazione. È vero che l'inflazione quasi non c'è, però immaginando che tu compri un titolo a scadenza, devi anche considerare che un po' di costo della vita sui beni a maggiore consumo, per esempio, ancora ce l'abbiamo. Prego. Sì, è un paradosso assolutamente. Il punto è questo: in Europa e nel mondo in realtà c'è tantissima liquidità, la BCE continua a pompare liquidità sui mercati, gli investitori, ma soprattutto le banche, hanno un sacco di soldi, i fondi monetari hanno un sacco di soldi, non sanno dove metterli, perché non è solo il bot che rende meno zero, in realtà buona parte dei titoli di Stato europei sono sotto zero a breve scadenza e hanno rendimenti bassissimi. L'alternativa per una banca è di mettere i soldi nei depositi della Banca Centrale Europea, ma anche lì i tassi di interesse sono negativi. Attualmente meno 0,20. Draghi li ha resi sempre meno convenienti, che non vuole che le banche dell'area euro utilizzino la BCE come, diciamo, parcheggio, come cavò, diciamo. Esattamente. Anzi, Draghi ha annunciato l'altro giorno, e probabilmente a dicembre, abbasserà ulteriormente il tasso sui depositi, più basso di meno 0,20%. Questo per disincentivare le banche a mettere i soldi nel conto corrente, tra virgolette, della Banca Centrale Europea. Quindi la banca, il fondo, l'investitore che ha soldi e li vuole parcheggiare, dove li può mettere? Allora, rispetto al meno 0,20% attuale di un deposito BCE, il meno 0,05% dell'Italia, del bot a 6 mesi, è appetibile, quindi è più alto. Tra l'altro, il bot a 6 mesi rende negativo, ma bisogna tener conto che buona parte dei titoli di Stato a 6 mesi europei hanno un rendimento ancora più negativo. Quindi è meno negativo degli altri. Quindi in un contesto di tassi a zero, in un contesto di un mondo completamente capovolto, gli investitori, le banche, soprattutto comunque gli istituzionali, fondi monetari, che hanno soldi da parcheggiare per impiegarli magari tra un po' di tempo, non sapendo dove metterli, li mettono, comprano bot a 6 mesi, quindi pagano lo Stato per avere il privilegio. Un parcheggio a pagamento è diventato il bot, non più. No, ma se pensiamo che nel 2009-2010 partì, e poi 2011, come dimenticarsi, quell'estate, partì l'attacco speculativo alla tenuta del debito italiano, perché la Grecia era il pesce piccolo, poi c'era Portogallo, Spagna, ce lo ricordiamo, ci fu anche la caduta del governo Berlusconi, lo spread a 560, e sembrava la curva dei rendimenti italiani che si era invertita, quindi rendeva praticamente di più il BTP a 3 anni o a 5 anni di quello a 10, perché nessuno si fidava di prestare soldi allo Stato italiano a 10 anni. Ma tutta una situazione da pre-crack, e adesso siamo al fatto che pur di poterti prestare soldi ci rimetto. Si è capovolto il mondo, Gallo. La cosa che più... Prego. È diventato un bene rifugio. Sì, la cosa che mi spaventa un po' però è che se continua così, tra la Banca Centrale Europea, le banche nazionali, la Banca Centrale Nazionale e le banche nazionali se la stanno un po' cantando e suonando da sola. Cioè, se tutto deve essere che io continuo a comprare titoli di Stato come BCE e quindi abbasso ulteriormente i rendimenti, crea una marea di liquidità perché nel farlo stampo moneta, diciamo in maniera un po' semplice. E questa liquidità le banche la usano per comprarsi i titoli di Stato a loro volta, perché non hanno occasioni per prestare. Diciamo, è un circolo sostanzialmente chiuso, e non è quello l'obiettivo del cui, Gallo. Esatto, e questo è un po' lo scenario che noi abbiamo descritto come QE all'infinito, che è uno scenario un po' un circolo vizioso che si può generare se il QE rimane uno sforzo a sé stante. Certo. Ovvero, se quello che faccio è soltanto stampare moneta, comprare obbligazioni, ma i governi non fanno degli stimoli, non fanno delle riforme, cosa che un pochino sta succedendo, ma molto lentamente. Allora, se questo non succede e io compro solo asset finanziari, allora il QE diventa uno stimolo distaccato dall'economia reale. E allo stesso tempo le banche centrali si collegano sempre di più ai mercati finanziari, non soltanto alle obbligazioni di Stato, ai titoli di Stato, ma anche ad altre cose. Potrebbero comprare cartolarizzazioni, potrebbero comprare prestiti bancari, potrebbero comprare anche azioni, come è successo in Giappone. A questo punto la reputazione, la credibilità della banca centrale rimane sempre più collegata alla performance del mercato finanziario,
Le banche centrali hanno anche avuto delle perdite, per esempio la Banca Centrale Svizzera, che è la più grande, che il vicepresidente della BCE ha citato esplicitamente nell'ultimo discorso, ha un bilancio che è il 90% del PIL svizzero. Quindi se quello è il punto di arrivo, vuol dire che le banche centrali potranno comprare molto di più, ma allo stesso tempo questo poi non è un equilibrio. No, quello che voglio dire in maniera molto chiara, perché vedo anche le preoccupazioni di alcuni ascoltatori, è questo: cioè, se noi stiamo inondando l'area euro di liquidità, ma gli Stati Uniti l'hanno fatto subito dopo lo scoppio della crisi, dicembre 2008 in poi. Solo che questa liquidità è servita negli Stati Uniti a far ripartire l'economia in parte, perché ha dato prestiti, hanno salvato i gruppi assicurativi, però è ripartita l'economia. Se da noi tutto questo si riduce semplicemente a banche che hanno liquidità per comprare titoli di Stato, ma non non investono questa liquidità in prestiti, scusi Gallo, ma qui poi lo chiederò anche a Mario Longo, rischiamo la bolla, cioè un eccesso di liquidità, per cui alcuni titoli vengono anche pompati eccessivamente, alcune operazioni finanziarie sono troppo appunto a bolla, mentre nell'economia reale, cioè nei prestiti alle imprese e alle famiglie, non per i mutui, non si vede nulla. Rischiamo delle distorsioni, io direi che per ora ancora la bolla forse non ce l'abbiamo, però sicuramente questo stimolo non è arrivato nell'economia reale. Per esempio i prestiti bancari continuano a scendere. Certo, ma anche l'utilizzo del TLTRO, cioè TLTRO, sì. TLTRO. Le banche prendono a prestito dalla BCE, ma pochissimo alle imprese. Ci sono tre differenze con l'America, tre o quattro. Noi abbiamo fatto il QE più in ritardo, l'abbiamo fatto con un deficit governativo del 3%, invece il tesoro americano spendeva al 12%, quindi c'era stimolo fiscale. Poi in America i mercati finanziari sono molto più flessibili, ci sono obbligazioni e ci sono azioni. Qui in Europa 80% dei fondi viene dalle banche, quindi non abbiamo un canale di finanziamento diversificato. E infine le banche non sono state ristrutturate, nonostante quello che sentiamo dalle banche centrali nazionali, le banche sono ancora molto frammentate. In Italia abbiamo 700 banche, abbiamo più sportelli bancari per persona di farmacie o ristoranti, e c'è ancora un trillion, quindi cioè 1.000 miliardi di euro di loan, quindi di non performing loan, quindi prestiti bancari in sofferenza, che sono il 10% del PIL europeo. 35% di questo, quindi 350 billion di euro, sono nelle banche italiane. Quindi tutto questo impedisce al quantitative easing della BCE di andare impattare l'economia. È come se io, insomma, pompassi non so che espressione usare, ma pompassi del liquido, ma ci fosse un imbuto per cui si rischia di creare veramente una bolla nell'ingresso, ma senza che poi ne abbia un beneficio il resto dell'organismo. Ringrazio Alberto Gallo, poi vorrei sentire dopo il metro pubblicità Mario Longo anche per le scelte. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Non ho dato la borsa, avete ragione, vi do però la chiusura.